Buonasera a tutti, buonasera a tutti, ben ritrovati. Grazie Mario e grazie a tutte e a tutti i candidati che sono qua. Grazie ai cittadini di Matera, è sempre un'emozione tornare in questa città. E poi devo dire che stavolta ci torno con un orgoglio ancora maggiore, perché non so se ce l'avete sulla seggiola, sulla poltroncina, ma noi abbiamo fatto un elenco dei nostri impegni. Cioè, quando si va in campagna elettorale è sempre una lista della spesa straordinaria per tutti. Avete visto, c'è quello che vuole fare la flat tax. Non spiega perché nei 20 anni in cui ha governato la flat tax non l'ha fatto, ha fatto la spread tax. Però questi sono particolari secondari. Quell'altro che vuole dare il reddito di cittadinanza, cioè dice l'importante non è lavorare. E io, guardate che ero così convinto che bisognasse dare gli incentivi per assumere. No, il reddito di cittadinanza sono gli incentivi per stare a casa. Perché se uno ha 1680 euro... con due figlie sta a casa, è quasi più conveniente che non andare a lavorare, ovviamente, no? E in questa campagna attuale ciascuno le spara. Allora noi abbiamo detto, sapete che c'è? Facciamo un bel lavoro e nel presentare tutto ciò che proponiamo ci mettiamo tutto ciò che abbiamo fatto. Perché parto di qui? Perché penso che la vera misura shock del PD sia la concretezza. Bene. Al punto 66, tra le cose fatte e riuscite, c'è l'Expo di Milano 2015, una delle grandi occasioni di crescita del nostro paese. Io mi ricordo quando ci dicevano non la fate, non conviene, è pericoloso, ci sono problemi giudiziari. E noi abbiamo scelto di farla, grazie al lavoro di Raffaele Cantone e di tanti altri. Ottenuto il risultato dell'Expo, dovendo guardare avanti, abbiamo scelto Matera 2019, perché Matera 2019 sarà per la vostra regione e più in generale per l'Italia esattamente ciò che è stato Milano. Ancora oggi Milano gode del successo dell'Expo e sono certo che l'effetto della capitale della cultura non si esaurirà nei tanti progetti molto belli che sono stati pensati e neanche nelle infrastrutture, anche perché sappiamo che nodo di Altamura vedo che piano piano si sta andando avanti, ma poi c'è tutto il tema della ferrovia, tutto il tema delle discussioni che tante volte abbiamo affrontato anche qui quando ero Presidente del Consiglio, abbiamo lavorato al patto per la Basilicata. Però il punto centrale è che se Matera 2019 sarà un'occasione di dinamismo e di brillantezza per questa città, gli effetti andranno avanti a lungo. Allora, sono partito da questo per dirvi che mentre gli altri raccontano promesse irrealizzabili, mentre gli altri si impossessano del passato, io ho visto Berlusconi l'altro giorno prendersi lo stesso tavolo di 17 anni fa e rifirmare dopo 17 anni, ed è stato meraviglioso. Voi dove eravate 17 anni fa? Cioè uno magari, io ho pensato che telefonini avevamo 17 anni fa, avevamo ancora quei telefonini con cui si pagava l'IMU praticamente, cioè quei catafalchi più che telefonini, che macchine avevamo, che cosa facevo, io andavo all'università, cioè Berlusconi ripropone lo stesso identico elemento del passato. E dall'altro lato c'è il centrodestra che si collega con Salvini, stavolta non c'è più soltanto Berlusconi e Bossi, c'è Berlusconi e Salvini. Salvini che scommette sulla paura, sempre, comunque, che sia la paura dell'immigrato o che sia la paura del futuro. L'altro giorno Salvini ha proposto la tassa sui robot, la tassa sui robot. Voi immaginate se 50 anni fa i nostri governanti avessero messo la tassa sulla lavatrice, perché l'innovazione produce spavento, produce paura, produce preoccupazione. E dall'altro il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle che è in una fase di grande polemica con il PD, verrebbe da dire strano, vero? Perché di solito sono sempre così tranquilli, garbati, misurati, cortesi. Ho visto nel nuovo codice etico che
buttano fuori quelli che dicono le parolacce. È bellissimo, per un movimento nato con il vaffa dei buttare fuori quelli che dicono le parolacce, è bellissimo. Però il problema è che noi stiamo vivendo una fase in cui ciascuno di loro ha paura di confrontarsi con noi. Allora era partito Di Maio, mi ha detto facciamo un confronto, io sono andato, lui non c'era. E vabbè, succede. Celebre una frase, una battuta storica, dicendo quella ragazza mi ha detto vieni a casa mia, non c'è nessuno. Io sono andato, ho suonato, non c'era nessuno. Ecco esattamente la stessa cosa. Dall'altro lato Salvini ha detto che non farà il confronto con noi. Allora io bisogna che oggi con voi provi a tenere insieme le due caratteristiche. Uno, raccontarvi quali sono i nostri progetti e i nostri desideri per il futuro. E due, confrontarmi a distanza con i nostri amici delle opposizioni che non vogliono fare il dibattito con noi. Partiamo dal primo elemento. Cosa propone il PD? Allora, qui ci vuole serietà. Guardarsi negli occhi. Avete fatto tutto bene? No. Avete fatto degli errori? Sì. Li riconoscete? Sì. Abbiamo fatto però. Provate a chiudere gli occhi. Dove eravamo nel 2014, 4 anni fa? Il paese era meno 2,3% di PIL. 44% di disoccupazione giovanile, 13% di disoccupazione. Io ricordo la prima telefonata con il presidente Obama. Matteo, rischiate di fare la fine della Grecia. L'Italia era sull'orlo del baratro, a un passo dalla bancarotta. Il PD è quella forza politica che anziché mettersi a urlare usciamo dall'euro o a aspettare i dazi, a proclamare il protezionismo, si è messo con tenacia e con determinazione a dare una mano e sono partite alcune riforme. Alcune sono venute meglio, altre sono venute un po' peggio. Qual è la situazione ad oggi, 4 anni dopo? La disoccupazione giovanile è passata dal 44 al 32. Oh, è alta, eh? È molto alta la disoccupazione giovanile al 32%. Ma vi rendete conto che differenza enorme c'è rispetto al punto da cui eravamo partiti? La disoccupazione è passata dal 13 all'11%. I posti di lavoro sono cresciuti da 22 a 23 milioni. Ah Matteo, noi non ne vogliamo sapere queste storie, perché molti dei posti di lavoro sono posti di lavoro precari, saltuari, sono lavoretti, è vero o no? Sì, 500.000 del nuovo milione di posti di lavoro è a tempo determinato e 500.000 a tempo indeterminato, quindi vuol dire che ancora non basta e c'è ancora una netta distinzione tra il nord e il sud. Ci sono aziende in Veneto che non trovano il personale per lavorare e ci sono realtà del mezzogiorno in cui i nostri ragazzi continuano a dover scappare. Però guardiamo la realtà. Se siamo passati da 22 a 23 milioni, significa che qualcosa finalmente si è messo in moto. Significa che finalmente si è potuti intervenire sulla vita concreta delle persone. E sapete grazie a quale strumento noi abbiamo potuto fare le riforme? A una cosa che si chiama flessibilità. Lo vorrei dire qui in Basilicata, qui a Matera, anche per dare atto a Gianni Pittella del lavoro straordinario che ha svolto come capogruppo dei socialisti europei. Gianni lo sa, perché dopo la vittoria alle europee io e lui abbiamo fatto un po' quelli che ci hanno un po' giocato sopra. Poi, immaginateci, Bruxelles, solo a dire la parola flessibilità e tutti rimanevano straniti. In un vertice che si chiama vertice di Ypres, una realtà importante nella storia europea, quando io a nome dell'Italia faccio la battaglia per inserire la parola flessibilità, rimango solo. Soltanto il valoroso compagno Muscat, presidente, primo ministro di Malta, ci dà una mano. 26-2, nessuno vuole inserire la parola flessibilità. Parte un lavoro insieme a Gianni, che in quel momento diventa capogruppo dei socialisti europei.
E questo lavoro è molto semplice. Noi diciamo, daremo il via libera a Jean-Claude Juncker come presidente della Commissione Europea soltanto se voi darete il via libera alla flessibilità per l'Italia e per gli altri paesi. Qualcuno in modo molto spregiativo lo ha chiamato ricatto. Pittella lo ha definito una convergenza politica frutta di una sintesi approfondita e importante. La sintesi finale è che il 13 gennaio del 2015 arriva la flessibilità. E che cosa comporta la flessibilità per le vostre tasche? L'abbassamento delle tasse. Quando lo dico c'è sempre voci perplesse. Io vorrei fare qui adesso. Bravissimo, guardi, non, però occhio alle tonsille, fermo lì che ci arrivo. Vorrei fare. Tranquilli, dialogo con te. Adesso arrivo ad abbassare le tasse. Anzi, guarda, lancio un referendum, ma sto cercando di smettere. Lancio un sondaggio, perché il referendum anche basta, eh? Diciamo. Lancio un sondaggio. Referendum no. Quanti di voi, qui siamo, siete molti, siete del PD, quasi tutti del PD, ci sarà anche qualcuno a convincere, spero. Ma quanti di voi sono convinti, a parte la prima fila che li abbiamo candidati, quindi non vale, quanti di voi sono convinti che noi abbiamo davvero abbassato le tasse? Dite la verità. Uno ci sarà. Guarda, che ho detto dite la verità, non pensavo che diceste così tanto la verità. Guarda, sulle mani, quanti sono convinti? Quanti, giù le mani, quanti sono convinti del contrario, che noi non abbiamo abbassato le tasse? Mezzo e mezzo? Giusto? Diciamo 50%. L'esito di questo sondaggio è il 50% è convinto che noi abbiamo abbassato le tasse, il 50% dice non è vero. Faccio un'altra domanda. Quanti di voi non pagano più l'IMU o la TASI sulla prima casa? Sulle mani? Qui sulle mani tutti per bene, eh? Aspetta. Quanti di voi prendono gli 80 euro? Perché? Non è che se urli vale doppio. Non è che te do 160, cioè sempre 80 sono. Qui fa piacere. Ma vanno bene anche agli altri ora, per 4 anni mi hanno insultato. Poi quando siamo arrivati in campagna elettorale, sia Salvini che Berlusconi che Di Maio, oddio, no, ma gli 80 euro vanno bene. Quanti di voi pensionati hanno avuto la 14ª quest'anno? 4%, io e lei facciamo un dibattito insieme dopo. Buono. Fermi, ragazzi. Buono. Vi vedo caldi, mi fa piacere. Non ho visto chi di voi ha alzato la mano sulla 14ª. Non è possibile nessuno, eh? Non è possibile nessuno sulla 14ª pensionate. Non ci sono i pensionati. Sì, però se ci sono pochi pensionati è un segnuccio, eh? Bisogna andare a prendere. Vabbè. Quanti di voi hanno figli, se non sono 18enni, che hanno avuto il bonus cultura? Figli o nipoti che hanno avuto il bonus dei 18enni? Potrei andare avanti. Ci sono imprenditori in sala, immagino di sì. Quanti di voi hanno risparmiato sull'IRAP costo del lavoro? Ehi, sulle mani. Quanti sono gli imprenditori in sala? Ecco. Ci sono agricoltori? Imprenditori agricoli? L'IMU? Agricola. L'IRAP? Agricola. Le tasse sull'agricoltura. Bene. No, io ho fatto un elenco. Potrei continuare dicendo quanti di voi hanno pagato il canone RAI? Tutti. Potrei dire quanti di voi pagavano 3 anni fa il canone RAI? Tutti. Però anche lì, pagare meno, pagare tutti. Il punto è che in questi anni, e vi ho fatto un elenco, qualcosa finalmente si è mosso dal punto di vista delle tasse. Qualcosa finalmente è entrato nella vita delle persone. Questo qualcosa è arrivato grazie alla battaglia sulla flessibilità. Guardate che sono numeri importanti, eh? Vi cito i documenti del Ministero dell'Economia. Erano 21 miliardi i denari che gli imprenditori pagavano per l'IRAP nel 2014.
adesso sono 13 miliardi. Vuol dire che ci sono 8 miliardi in meno di tasse per le imprese italiane. Però questo tipo di investimento che cosa ha prodotto? Ha prodotto che finalmente si è rimessa in moto l'economia, che sono partite le assunzioni con il Jobs Act, che si è riportato il segno più. La flessibilità, cioè quella battaglia europea, comporta nella realtà di tutti i giorni, oggi finalmente, che l'Italia si è rimessa in moto e che noi non dobbiamo fermarla. Non dobbiamo ritornare a 17 anni fa, non dobbiamo tornare ai tempi dello spread, non dobbiamo tornare all'italietta. E dovremmo fare un dibattito su questo con gli altri candidati. Mancano 15 giorni alle elezioni. Ehi, possiamo confrontarci di fronte ai cittadini per capire chi ha ragione e chi ha torto? Ehi, possiamo discutere delle nostre proposte? Di come abbassare il cuneo contributivo? Di come, cioè, rendere più accattivante, più comodo l'assunzione a tempo indeterminato, di come dare una mano alle imprese solo se mettono i soldi in azienda sul modello industria 4.0, di come agevolare le infrastrutture in un paese in cui purtroppo quando si fanno le opere pubbliche tali e tanti sono i ricorsi e controricorsi che si perde la strada per tornare a casa. Sarebbe meraviglioso poter discutere di questo. E invece il dibattito non è su questo. Su cos'è il dibattito? Ora, lasciate stare le fake news, cioè le bugie. A proposito, vorrei dire che io non ho nessuna cugina che lavora nel business dei sacchetti di plastica, che non ho nessuna Lamborghini parcheggiata, che non ho mai preso l'aereo di Stato di cui mi accusano. Potrei fare un elenco lungo da qui a domattina. Ma sarebbe quasi offensivo della vostra intelligenza. Ho però da dirvi che ci sono delle, non delle fake news, delle vere polemiche che vengono fatte. Allora mi piace entrare con i piedi in campo subito sulla prima delle tante questioni che stanno utilizzando i nostri avversari, l'immigrazione e la sicurezza. Tengono insieme queste due questioni apposta per fare paura. Ma mi sembra normale che di fronte a un fatto di cronaca devastante, come quello di Pamela, una ragazzina di 18 anni, un anno più del mio figlio più grande, uccisa in quel modo, due giorni prima che una ragazzina di 19 anni, Jessica, fosse uccisa in modo altrettanto efferato e brutale. Due ragazze belle, uccise in quel modo lì a distanza di due giorni. Che sia un nigeriano o un tranviere milanese, a me non interessa il colore della pelle del killer. A me interessa che stia in carcere fino all'ultimo giorno per pagare per ciò che ha fatto, per il dramma che ha prodotto alla vita di quelle ragazze, alla vita delle loro famiglie. E che ci sia la certezza della pena, che non ci siano scorciatoie. A me interessa questo. E invece cosa accade? Accade che si fa una polemica e accade che quando uno prende una pistola e spara a sei ragazzi di colore e spara alla sede del PD, nel silenzio dei media non ho ricevuto una telefonata di solidarietà a nome del PD per il fatto che ci hanno buttato una pallottola, quel Luca Traini, quel fascista ci ha sparato alla sede, non c'è stata una telefonata di solidarietà da parte degli altri leader politici. A fronte di questo, la polemica politica immediatamente diventa sull'immigrazione. Ora, vediamo di essere chiari. La certezza della pena è il punto fondamentale sulla sicurezza. Vediamo di essere altrettanti chiari. Io sono orgoglioso della qualità delle forze dell'ordine italiane e vorrei che arrivasse loro un grande abbraccio. E vorrei che fosse chiaro che quando alle manifestazioni antifascista qualcuno picchia un carabiniere, quello non è un antifascista, quello è un criminale. E noi stiamo dalla parte del carabiniere, senza se e senza ma. Ma accanto a questo, c'è un problema oggettivo di rapporto tra il sentimento delle persone e la vita quotidiana.
A livello internazionale, ciò che ha fatto l'Italia nella gestione dei grandi eventi è strepitoso. In 4 anni abbiamo avuto il semestre italiano di presidenza europea, l'Expo, il Giubileo e il G7. Non è accaduto un incidente. Fosse accaduto in Italia un decimo di quello che è accaduto ad Amburgo per il G20 o al Capodanno di Colonia per restare in Germania. Io immagino le polemiche, addirittura la Lega ha chiesto le dimissioni dell'allora ministro dell'Interno quando sono accaduti i tragici fatti di Nizza. Hanno chiesto le dimissioni del ministro dell'Interno italiano per Nizza. Sono rimasti a Garibaldi, cioè. Hanno chiesto le dimissioni per dire a che livello è arrivata la strumentalizzazione. Da noi in Italia non è accaduto questo. Il problema è che quando tu hai uno che ti entra in casa e ti porta via la catenina del battesimo o gli orecchini della nonna, quella non è microcriminalità, è percepita come violenza forte nella vita delle persone. Dobbiamo quindi fare di più. Ecco perché dico 10.000 carabinieri da assumere, ecco perché dico sblocco del turnover, ecco perché dico grazie a Minniti per quello che ha fatto in queste settimane, in questi mesi, ecco perché dico che noi sulla sicurezza andiamo a testa alta. Ma se vogliono buttarla sull'immigrazione, bisogna anche giocare pulito, Visto Berlusconi dalla D'Urso. È stato impressionante. Ma manca poco, convinceva anche me. Era lì che diceva. E poi questo trattato di Dublino scellerato, un accordo vergognoso che Renzi ha firmato. E ora, l'accordo di Dublino è tecnicamente un accordo scellerato. Perché anziché far gestire l'immigrazione su scala europea, fa sì che ciascun paese debba affrontare da solo la questione migratoria. E voi capite che l'Italia, geograficamente, non è che la puoi spostare tra la Lituania e l'Estonia. È lì. Allora io ho detto, caspita, ma ha ragione Berlusconi, è stato scellerato a firmare l'accordo di Dublino. Ero con mia moglie mi guarda e fa, ma l'hai firmato te? Ho fatto, no, ha firmato lui. Questo accordo è stato firmato nel 2003, dal governo Berlusconi. E a chi non ci crede, vorrei mostrare un video. Questo video è il video di Silvio Berlusconi nel 2011. È in un perfetto francese, ma ci sono i sottotitoli. Prego. Se il faut dire que les Italiens ont été un peuple qui a laissé l'Italie, qui a émigré dans les autres pays, surtout dans les pays d'Amérique. Et alors, ça nous donne le devoir de regarder aux gens qui veulent venir en Italie avec une totale ouverture de cœur. Et de donner aux gens qui viennent en Italie la possibilité d'un travail, la possibilité d'une maison, la possibilité d'une école pour leur fils et la possibilité de bien-être qui... et aussi la santé, l'ouverture de tous nos hôpitaux pour leurs nécessités. Et ça, c'est la politique de mon gouvernement. Ora, quest'uomo, che dice, no, applauditelo perché se lo merita, un uomo generoso, nel 2011 da presidente del Consiglio alla TV tunisina, diceva, venite in Italia che vi diamo lavoro, ospedale, scuola, e adesso, improvvisamente dice, rimanderemo indietro 600.000 migranti, solo per prendere 3 voti in più. Cioè, con quale faccia? Peggio di questa faccia qui, ci può essere soltanto, che so, immaginate, la faccia di uno come Salvini, che, dico la cosa più assurda che mi viene in mente, boh, va in una moschea a chiedere voti, ce lo vedete voi Salvini in una moschea a chiedere voti? Impossibile, no? Beh, Salvini... 2001. Questa è la moschea di Milano. Salvini, che detto tra di noi, anche lui negli ultimi 17 anni ha preso una ventina di chili e questa cosa mi fa piacere. No, solo per invidia, cioè, altrimenti che sono solo io che ingrasso. Questo è Salvini che chiede i voti in moschea a Milano. E adesso sono quelli che ci fanno la morale a noi. Sono quelli che dicono che il problema è il PD. Ehi,
recuperiamo serietà. Cancella Salvini, ecco, sì, perché mi dava un po' ansia. Vogliamo essere seri? Diciamo le cose come stanno. Andiamo tutti insieme in Europa a dire che o l'Europa si prende carico di gestire insieme a noi la questione migrazione, o noi non diamo ai paesi europei che non accolgono i migranti il contributo che deriva dalla nostra appartenenza all'Europa. In altri termini, si è solidali sempre, non si può essere solidali soltanto quando loro prendono i soldi e non li danno. Facciamo questa battaglia tutti insieme, anziché fare discorsi strani. Non ho capito, ma penso di aver intuito nel dire che siamo in grado di farla sta battaglia se facciamo l'Italia. Sai che quando ero con Gianni al Parlamento Europeo, una delle cose più straordinariamente brutte accadute è che quando abbiamo chiuso il semestre e stavo parlando in aula, dai banchi di un gruppo parlamentare europeo hanno iniziato a urlare mafia, mafia, mafia. Cioè, quando il Presidente del Consiglio, comunque si chiami, va in Europa, rappresenta il paese. Quando gli altri leader di governo vanno in Europa, nessuno attacca il proprio leader fuori e soprattutto non l'attaccano con i pregiudizi e gli stereotipi come quello della mafia. Sapete che gruppo era? Era il gruppo 5 Stelle. Era il gruppo 5 Stelle che, anziché difendere l'Italia, la attaccava, magari era anche qualche tuo collega parlamentare europeo che nel frattempo è in fuga per questioni di salute dal gruppo medesimo. Il punto centrale è che noi abbiamo a che fare in questa fase con persone che non hanno a cuore l'interesse nazionale, ma che sono disponibili, pur di prendere un voto in più, a fare polemica sempre e comunque. E qui devo venire al punto dell'attualità, perché mi dicono, però questa storia dei rimborsi dei 5 Stelle, voi non dovete cavalcarla. Guardate, io sono pronto a ragionare del mio bel programma, di discutere. Punto numero uno, se volete ve lo leggo tutto, se non vi addormento. Punto numero uno, siccome noi abbiamo dato 80 euro al mese a chi guadagna meno di 1500 euro, estenderemo questa misura per tutti quelli che hanno figli. Vale a dire una misura universale di sostegno per ogni figlio, per ogni mese, di almeno 80 euro al mese fino ai 18 anni. Punto numero due, il Jobs Act, 1 milione di posti di lavoro. Abbiamo fatto questo, quindi prendiamo l'impegno di ridurre il cuneo contributivo di 4 punti in 4 anni. Punto numero 3, la legge 06 sulla scuola. E quindi faremo gli asili nido. Punto numero 4, potrei continuare. Però il problema è che dall'altra parte la discussione è semplice. Anziché mettersi nel merito a ragionare se queste cose le abbiamo fatte o no, ci dicono che noi siamo disonesti e che loro sono onesti. Questa è la cosa sconvolgente della discussione su rimborsopoli. A me non interessa la questione economica. Ah, ma almeno il Movimento 5 Stelle ha restituito 23 milioni di euro. Cosa cambiano 23 o 24? Guardate che se la mettiamo su questo, sapete quanto prendeva il PD di Bersani nel 2010? Sei preparato? Chi l'ha detto? Non essendo tu Bersani, immagino tu abbia visto una mia trasmissione televisiva, a meno che tu non sia Misiani o Bersani. Hai detto 60 milioni di euro. Oggi è zero. Tant'è vero che purtroppo alcuni dei nostri funzionari sono in cassa integrazione. Quindi lo dico non con una medaglia sul petto, lo dico con la preoccupazione, con il dolore. Eppure noi potremmo andare in televisione e dire abbiamo restituito 60 milioni di euro in un anno e loro 23 milioni di euro in 5 anni. Non è questo il punto. Il punto è che se tu per mesi dici che il PD è fatto da persone disoneste e che tu sei onesto, che il PD è fatto da persone con problemi e tu non hai problemi, che il PD è fatto da persone impure e che i 5 Stelle sono gli unici puri, e poi ti beccano come un ladruncolo qualsiasi a fare un bonifico, a screenshottarlo e a revocarlo, a truffare come fanno i truffatori di serie B, non è che si tratta di discutere se sono 23 o 24 milioni.
è che quello è il partito degli ex onesti, non è più il partito degli onesti. E c'è un video politicamente chiaro e rilevante che spiega Rimborsopoli meglio di qualsiasi altra cosa. È un video che entra nel cuore politico di ciò che ha fatto il Movimento 5 Stelle. È un video di Totò. Sappia però che su quelle piazze dove più ferveva la mischia, dove si scatenava la carica delle 600, delle 1100, delle 1400, delle 1500 e degli autotreni con i rimorchi, là, su quel campo di battaglia, dove nessun vigile di carriera avrebbe osato mettere il naso, io solo mi battevo fino all'estremo delle mie forze in qualità di oscuro vigile volontario, senza stipendio, senza pensione, senza cassa malattia, senza Enal, come il capitano di una nave solo in mezzo alla bufera, dall'alto della mia pedana sfidavo la fiumare delle macchine e gli ingorghi del traffico. Signor Presidente, me lo lasci dire, me lo consenta, sotto quella pedana batteva un cuore generoso. Viva l'Italia, viva il codice stradale, viva il triangolo! Altro che cuore generoso! E i soldi delle contravvenzioni dove andavano a finire? Li divolvevo a favore dei bisognosi. Quali bisognosi? Modestamente io e la mia famiglia. Rimborsopoli. Allora, noi siamo pronti alla sfida con i 5 Stelle e con il centrodestra. Sui contenuti però. Sui contenuti. Non è a rinfacciarsi il numero degli indagati, anche perché stanno messi bene loro, eh? Ma non è questo il punto. Io, che non ho mai preso neanche un avviso di garanzia, segno evidente che non conto nulla, vi dico che l'avviso di garanzia non è la condanna, non è la sentenza di condanna. Se noi diamo il messaggio che l'avviso di garanzia è una condanna, abbiamo portato alla barbarie questo paese. Il punto è se ti condannano o se non ti condannano, perché altrimenti il sindaco di Roma, che ha processo per falso, che gli facciamo? Perché altrimenti il sindaco di Torino, che è indagata per omicidio colposo, lesioni e falso, che le facciamo? Perché altrimenti il sindaco di Livorno, anche lui 5 Stelle, indagato per omicidio colposo, che gli facciamo? Non puoi andare nella lotta nel fango. Ragioniamo del futuro, com'è l'innovazione? Come creiamo delle città che siano ambientalmente sostenibili? Come creiamo delle realtà che tengano insieme la bellezza di questa terra con la necessità di parlare di futuro? Sono davvero i dazi e il protezionismo il nostro domani? È davvero l'uscita dall'euro? Voi sapete che c'è una competizione tra i sì euro, noi, i no euro, i leghisti, e i bo euro, i 5 Stelle, perché dipende dai giorni, sì euro, no euro, bo euro, dipende dal giorno in cui li prendi. Ma quando un paese fa l'export col 7.3% in più dell'anno precedente, vi sembra normale scommettere sul protezionismo e sui dazi? Vi sembra normale, quando un paese ha le straordinarie meraviglie che noi abbiamo, scommettere sulla società chiusa anziché valorizzare una capacità di tenere insieme agricoltura sostenibile, turismo, qualità della vita? Vi sembra normale in un paese in cui tutto il mondo, quando sente la parola Italia, ha i brividi? Pensare di tirare su dei muri e chiuderci dentro. Vi sembra normale quando c'è la cultura come elemento costitutivo della nostra bellezza, e voi a Matera ne sapete qualcosa, pensare di chiuderci in casa e di rinunciare a ciò che è la nostra identità? Io, dopo l'attentato al Bataclan, ho detto un euro in cultura, un euro in sicurezza. Ma oggi Pompei non fa più notizia per i crolli, fa notizia perché ha superato i 3 milioni di visitatori ed è un luogo che ci rende orgogliosi nel mondo. E non vale solo per Matera o per Pompei o per Firenze, vale per Taranto, la Taranto dell'Ilva, la Taranto dell'Ilva e anche la Taranto che deve riscoprire la sua identità spartana, di unica città spartana d'Italia. E infatti il museo archeologico, il Marta. Vale per Reggio Calabria, che ha mille sfide da vincere, ma abbiamo riaperto il Museo dei Bronzi di Riace perché vogliamo che un pezzo dell'identità passi da quella identità lì. Vale per la Reggia di Caserta,
dove abbiamo messo un direttore che appena arrivato è stato contestato dai sindacati perché gli hanno detto questo direttore lavora troppo. Il direttore della Reggia di Caserta. Allora, l'Italia è questa. Io dico ai nostri avversari, volete la lotta nel fango sul rimborsopoli? Ci sto. Non ho paura. Io, quando ho fatto il Presidente del Consiglio, prendevo la metà di quello che prendeva un parlamentare 5 Stelle dopo la restituzione. È chiaro? Il Presidente del Consiglio in questo Paese prende la metà di quello che prendeva un deputato 5 Stelle con quel meccanismo, anche prima dei bonifici finti. Non ho paura di confrontarmi con nessuno su questo. Da un anno e mezzo non sono più Premier, io non ho più un'indennità. E non campo a spese del partito perché abbiamo tolto il finanziamento pubblico ai partiti. Volete la guerra nel fango su questa roba? Eccomi. Ma possiamo parlare di futuro? Possiamo parlare di dove immaginiamo l'Europa, di dove immaginiamo il destino dei nostri figli? Sta arrivando non soltanto la banda ultralarga, che pure in Basilicata stiamo portando assieme agli accordi con la Regione, ma sta arrivando la nuova scommessa dell'intelligenza artificiale, della robotica, dell'innovazione digitale. Voglio il 5G, vogliamo o non vogliamo discutere di come i nostri figli vivranno qui, in una dinamica di relazione corretta tra il paesaggio, l'equilibrio paesaggistico e le infrastrutture. Vogliamo fare questa discussione o vogliamo passare i prossimi 15 giorni a litigare? Penso che qui ci sia la sfida fondamentale del PD dei prossimi giorni. Io non inseguo gli altri. Io vorrei che noi imponessimo la nostra agenda. Tanto gli altri hanno un unico obiettivo, noi. L'unico obiettivo è quello di sconfiggere noi, perché hanno capito che siamo gli unici che possono portare davvero avanti il paese. E noi non dobbiamo aver paura per questo, dobbiamo essere orgogliosi di questo. Quando vedo alcuni nostri ex compagni di strada che ci fanno la morale da sinistra, ci spiegano che cosa significa essere di sinistra a noi che in questa legislatura abbiamo fatto i diritti civili, che in questa legislatura abbiamo fatto il dopo di noi, il terzo settore, la legge sull'autismo, la legge sulla cooperazione internazionale. Io dico a questi nostri ex compagni di strada, anche in Basilicata, che un voto al partito di D'Alema non aiuta le classi più umili, aiuta Salvini ad andare al governo, aiuta Salvini ad andare a Palazzo Chigi al Viminale, non ci prendiamo in giro su questo. Avere il coraggio di dire le cose col loro nome, di chiamarle col loro nome, non può essere questo il nostro terreno di scontro. Il nostro terreno di scontro deve essere il futuro. E allora abbiamo messo in campo dei candidati forti. Però non dipende solo dai nostri candidati. Dipende anche da loro, e chiuderò su loro, ma prima vorrei dire qualcosa a voi. Mancano 15 giorni, c'è un sacco di gente che è indecisa. C'è un sacco di gente che alla domanda che ha fatto il PD dice nulla. Ora ci possono dire tutto. Ci possono dire ne avete fatte troppe, casomai. Qualcuno mi ha detto ma non ne potevi fare un po' meno? Voi sapete che sulla scuola, ne abbiamo già parlato un'altra volta, non è stato facile cambiare l'approccio rispetto al passato. In passato tagliavano tutti. Noi abbiamo messo un sacco di soldi. Ed è ancora meno facile darsi una risposta al perché dopo aver messo 10 miliardi abbiamo fatto arrabbiare tutti. Cioè ci vuole del talento, ci vuole della classe per fare arrabbiare tutti avendo messo 10 miliardi di euro sulla scuola a differenza del passato. E però io sono convinto che oggi ci siano delle potenzialità straordinarie, perché il tempo pieno al sud aiuti i nostri bambini, i vostri bambini a stare di più a scuola e meglio. Perdonatemi, ma vi sembra normale che in Lombardia alla fine della scuola un bambino sia stato a scuola un anno in più di quelli che stanno in Sicilia per il tempo pieno? Vi sembra normale che ci siano ancora delle classi pollaio, cioè delle classi con 30 ragazzi? Poi è chiaro che si perde il rapporto educativo tra insegnante e alunno. Vi sembra normale che ancora oggi non ci sia il riconoscimento sociale della figura del professore? Io lo dico sapendo che molti professori mi hanno contestato.
Ma dico anche che se il professore ha perso quella funzione sociale, un po' è colpa nostra anche. È colpa nostra anche di noi genitori. Perché quando noi andavamo a scuola e sbagliavamo qualcosa, quando noi andavamo a scuola e litigavamo coi professori o venivamo redarguiti dai professori, i nostri genitori davano ragione ai professori, non davano ragione a noi. Noi troppo spesso facciamo il contrario. Diamo ragione al ragazzo e non all'insegnante. C'è bisogno di uno sforzo complessivo. Capite quanto è bello, è grande, è difficile, ma affascinante governare questo paese. Ecco perché chiedo una mano a tutti e a ciascuno. Questa battaglia non è la mia battaglia. Io ci sono già passato da battaglie personali. O le battaglie le vinciamo insieme o non le vinciamo. E la battaglia per il PD non è difficile. Tutti i giorni sui sondaggi si scrive il PD non ce la fa. Poi vai a vedere quei sondaggi e vedi che già oggi per quei sondaggi il PD è il primo gruppo parlamentare della prossima legislatura. Per quei sondaggi brutti, non per quelli belli, anche perché non si trova un sondaggio bello, ma nei sondaggi brutti già oggi il PD è il primo gruppo parlamentare. Se noi facciamo uno sforzo non saremo soltanto il primo gruppo parlamentare, ma saremo il primo partito al Senato e alla Camera. Ah, ma a noi piaceva più un sistema dove la sera delle elezioni si poteva sapere chi aveva vinto. Oh, non lo direte mica a me, eh? Io quando ho visto Macron con il 23% grazie al ballottaggio diventare Presidente della Repubblica e governare per 5 anni ho leggermente rosicato, perché era esattamente quello che avremmo voluto fare col referendum. Però ormai è andata. Riaprire quella discussione oggi non ci aiuta a vincere le elezioni. Noi oggi dobbiamo vincere le elezioni, essere il primo partito al Senato, il primo, perché il Senato non l'hanno abolito e io mi sono candidato al Senato, perché non so se l'applauso è per il Senato non abolito o perché mi sono candidato al Senato. Il punto è che il Senato c'è e di conseguenza noi dovremmo essere i primi al Senato e dovremmo essere i primi alla Camera. Però bisogna fare uno sforzo, perché c'è un sacco di gente che ancora non conosce le cose che abbiamo fatto, che ancora non sa come e perché votare, che vive nella ricostruzione talvolta fasulla mediatica del fatto che tutti i problemi di questo paese, compreso i sacchetti di plastica, sono del PD. C'è bisogno di uno sforzo, uno per uno, casa per casa. Ho iniziato nel mio collegio a fare casa per casa, è fantastico. A parte vedi la differenza, quando la signora ti dà un pezzo di torta e un tè vuol dire che va bene. Quando la signora ti dice serve altro, sembri uno che va a rompere le scatole la domenica mattina a vendere l'enciclopedia a casa. Però è il concetto, casa per casa, porta a porta, senza tavolo e scrivania 17 anni dopo. Scaricare le rubriche dei telefonini, uno per uno, nome e cognome. Questa campagna elettorale si vince così. Andando a parlare dei problemi veri, tirando fuori il documento dicendo volete parlare di questo o volete parlare della tassa sui robot o di quello che accadeva 20 anni fa o degli scontrini di Rimborsopoli. Io penso che questa sia la sfida. Noi abbiamo messo in campo dei grandi candidati, lasciatemelo dire. Si vota con una legge difficile da capire, è vero, perché? Perché nasce dal fatto che era l'unica legge che avrebbero votato anche gli altri. Del resto, la nostra legge era quella con il ballottaggio e con il monocameralismo. Non c'è più, dal 4 dicembre. Questa legge per un terzo attribuisce seggi sul collegio uninominale. Il collegio di Matera è un collegio, cioè, dove che verrà attribuito secco alla Camera a chi prende un punto in più degli altri. E da questo punto di vista il PD e la coalizione di cui fa parte il PD ha la possibilità di farcela anche grazie all'impegno personale che una donna di questa terra ha voluto mettere e che voglio personalmente ringraziare. Grazie a Francesca Barra, giornalista professionista della RAI e non soltanto della RAI, che ha scelto dopo una serie di battaglie sulla legalità
anche sull'ambiente, perché mi ha fatto tutta la battaglia contro sul referendum ambientale. Io con il referendum ho una relazione complicata, diciamo così, e che oggi è tornata a Policoro e più in generale nel collegio per giocarsi questa sfida. Ce la giochiamo filo filo, può essere decisivo un pugno, una manciata di voti. È il collegio della Camera dove abbiamo delle chance importanti di portare a casa il risultato. Abbiamo poi la parte proporzionale. La parte proporzionale, sempre sulla Camera, ha un capolista che voi conoscete e che voglio ringraziare, Vito De Filippo, per l'impegno che ha svolto in questa legislatura nel governo e che continuerà a svolgere nella prossima legislatura anche grazie al vostro voto. Naturalmente poi ci sono tutti gli altri candidati, cito soltanto il capolista per non fare l'elenco che sembra la formazione della squadra di calcio. Poi c'è il Senato, e al Senato ho detto di Gianni, lasciatemi dire che per lui è un ritorno a casa un po' anticipato, perché avrebbe avuto ancora più di un anno da fare a Bruxelles e Strasburgo, non l'hanno presa benissimo i nostri amici socialisti europei, però l'impegno di Gianni sul proporzionale al Senato, insieme sul collegio al Senato, è l'impegno di una persona che capisce che in questo momento il destino dell'Europa si gioca qui, in questa terra, perché se vincono gli estremisti e i populisti l'Europa è più debole, ed è bene che lo capiscano anche a Bruxelles e Strasburgo. L'impegno è qui, ora, anche lì un punto in più si vince, un punto in meno in Senato ci va l'altro. È come il collegi ai tempi del Mattarello, partita secca, sfida secca. E poi c'è il proporzionale dove noi faremo sicuramente un grande risultato. Il voto è secco, perché poi basta un segno, basta una croce sul PD e vengono attribuiti i voti di entrambi i metodi, sia maggioritario che proporzionale. Al proporzionale Salvatore Margiotta guida la lista del Partito Democratico. Insieme, lasciatemelo dire con un applauso doppio visto che siamo a Matera, Maria Artezza, la cui battaglia per questa terra, a cominciare dalle ferrovie, ha rasentato lo stalking nei miei confronti. Che tutte le volte che venivo a Matera, anche quando non venivo, arrivava un sms dell'Artezza dicendo: oh, la ferrovia. Io ormai ho con gli amici del club della Ferrandina, c'è cioè un. Ci sono qui, dove siete? Se ci sono ditemelo che scappo subito, perché mi prendono per il proseguimento. Ma i primi quanti sono i denari che abbiamo messo? 210, mi ricordavo 240, quindi 210 milioni di euro che il mio governo ha orgogliosamente messo, perché è impossibile che nel paese dell'alta velocità noi non riusciamo a collegare Matera in un modo degno di questo nome. Allora, la squadra c'è, e non sono soltanto loro naturalmente, perché la squadra è bella, forte, corposa e significativa. Però ho voluto citare loro per dirvi che la partita dipende da voi. E chiudo su questo. È molto facile tutte le volte seguire le discussioni e le polemiche. Se uno, chi di voi ha Facebook sulle mani? Chi sono quelli che hanno Facebook? Controprova, chi non ha Facebook? Persone felici, guarda come alza la mano. Io vivo tranquillo, no. L'altro giorno mi immaginavo, abbiamo fatto un video su questo, come era più facile governare senza la tempesta di odio che arriva tutte le volte dai social. In realtà è bellissimo poter utilizzare i social e utilizzarli bene. E ho immaginato questo video, che è l'ultimo che vi mostro prima della conclusione, dicendo: ma quando John Kennedy, cui rosicava un po' perché i russi erano arrivati sulla luna, sullo spazio, nello spazio, e lui no, e gli americani no, nel 61 con Gagarin, quando John Kennedy fece il grande discorso di Houston per dire: andremo sulla luna. Ora voi immaginate se quel discorso l'avesse fatto in diretta Facebook. 40 secondi, guardate i commenti che escono a questo video di Kennedy.
Many years ago, the great British explorer George Mallory, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. He said, because it is there. Well, space is there, and we're going to climb it. And the moon and the planets are there, and new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Thank you. Prima i terrestri, oh, mando sta la luna, ma manda tutte le scuse pur di non prendere sul serio di Italia. Guardate che c'è una cultura di odio e rancore che c'è sempre stata, se volete, ma che non aveva mai trovato uno sbocco. Cioè, quando io vengo da un piccolo paese, no? Se nel piccolo paese c'era quello un po' matto, fuori di testa, che aveva qualcuno da offendere, o che era arrabbiato, o che aveva un'idea geniale, cosa faceva il paese? Lo prendeva sotto braccio, vale per la mia terra, ma vale per la vostra terra, lo portava al bar, gli offriva il cappuccino, gli dava un abbraccio affettuoso e lo riportava a casa. Era lo scemo del villaggio, diceva Umberto Eco, no? Era quello che bisognava accudire. Oggi i social fanno da detonatore a una potenza di fuoco, di odio e di rancore insopportabile. E tuttavia sono anche uno strumento importante, significativo, bello, che aiuta le persone a mettersi in contatto. È esattamente ciò che avviene per la politica. Voi potete fare politica urlando, strillando, gridando, odiando e lamentandosi di tutto, ma a quel punto non cambierete l'Italia. Oppure potete provare piano piano, giorno dopo giorno, passo dopo passo, a mandare l'Italia avanti. La sfida del 4 marzo è tutta qui. Ci sono gli altri partiti che vogliono tornare indietro o che vogliono vivere di odio o di rancore. E poi ci siamo noi, con tutti i nostri difetti, i nostri limiti, i nostri litigi, anche troppi, le nostre discussioni. Ma abbiamo 15 giorni per poter prendere questo paese e assicurargli un futuro per i prossimi 5 anni. Non dipende più solo da me, dipende da ciascuno di noi. È con questo spirito che io vi chiedo di vivere i prossimi 15 giorni dicendo: mi impegno, mi metto in gioco io, ci sto, organizzando i tè casa per casa, organizzando gli incontri, scaricando i nomi dalla rubrica, portando i nostri candidati, discutendo dei 100 punti, ma soprattutto non lasciando la politica agli estremisti e ai professionisti dell'odio e del rancore. Grazie a tutti, grazie ai candidati, grazie a Matera. E che Matera, capitale della cultura, aiuti l'Italia ad essere orgogliosa della propria bellezza e della propria identità. Viva l'Italia, viva Matera! Non è facile pensare di andare via e portarsi dietro la malinconia. E puoi morire per rinascere in un'altra situazione.